Stiamo percorrendo il sentiero che porta dal novenario di Santa Maria ad Ardauli. Andiamo verso il mulino. Mulino che speriamo di vedere, un mulino vecchio Speriamo, che infatti. probabilmente sicuramente rudere, però speriamo che la vegetazione Ci lasci intuire dov'era. E tra l'altro purtroppo il muretto a secco, se fate da pietroni sono sempre inquietudini da vedere quanto sono grossi, perché sono sempre lì già. Ecco qua, a dimostrazione che erano posti che erano frequentati dai pastori e dalla gente del paese, qui ci sono le rovine di un muro, di una capanna. E forse non è un caso che l'abbiamo messa qui, perché il sentiero qua che stiamo facendo è molto più asciutto, quindi evidentemente questo lato in qualche modo era più drenato dall'acqua. Quindi era un posto più salubre? Sì. Siamo arrivati alla base della piccola roccia che incombe sul sentiero e ci sono parecchie fessure, no? Fessure di rifugio di animali o venivano usate come rifugio dai pastori, anche perché c'è questo bellissimo muretto a secco che anche qui le raccoglie. C'è qualcosa che probabilmente era una tana di animale perché è scavata e va in dentro, io non ci entro. Ma... No, esatto, anche qui c'è un'altra, guarda questa fessura qui, più scura. E comunque si vede che è camminata, guarda che l'ingresso è qua. Guarda qua, nel muretto a secco hanno messo un ingresso, lì doveva esserci qualcosa per cui sì, si poteva salire e scendere. Un podere, esatto, e magari è un altro rifugio. Come so, però questo è evidente una pietra che è stata messa di proposito e infatti è stato il varco nel... Anche questo qua sembra scavato dall'acqua o scavato dall'uomo. No, infatti. Io qui scavato dai cinghiali sicuramente, perché ce n'è uno dietro l'altro di questi anfratti strani. Su mulino Pardo Urtica. Perché qui siamo un incrocio, un'altra volta. Quindi confermano la direzione verso il mulino. Andiamo avanti, e quindi la direzione del mulino in giù, verso il basso. Cappello si giù. Sente ancora il rumore del fiume che ci accompagna, se scendiamo verso il fiume. Sì. È evidente l'arte nella costruzione di questi muretti a secco. Le pietre sono grandissime, ma sicuramente lavorate per incastrarsi poi alla perfezione. Uno squadrato. Certo che ci sarebbe bisogno di mantenerlo questo sentiero perché è molto suggestivo e i pochi segni del lavoro dell'uomo ben si inseriscono nella natura. Allora, noi abbiamo scoperto questo sentiero grazie all'ufficio della pastorale del turismo di Oristano, che ci ha suggerito questo percorso. Tra i tanti che abbiamo visto sia restato che fuori stagione organizzano o segnalano, questo è uno di quelli che comunque è la più particolare. In effetti, anche se è un po' più impegnativo degli altri probabilmente. Questo sentiero sicuramente è impegnativo, questi percorsi, in particolar modo questo itinerario, sono impegnativi. Sì, non è per tutti. Meglio venirci comunque preparati con un minimo di attrezzatura, insomma. Ed è per tutti sicuramente. Il percorso invece che si fanno d'estate, sempre promossi dalla pastorale del turismo, che sono l'Odi alle Torri. Ogni lunedì di agosto, partendo abbastanza presto, ovviamente per non soffrire troppo il caldo, sono dei percorsi lungo le spiagge del Sinis che collegano le torri, appunto l'Odi alle Torri, lungo le spiagge del Sinis. E sono dei percorsi tranquillissimi dove si cammina, si sta in compagnia e si prega anche, ecco il nome, l'Odi alle Torri. E come qua, anche nei percorsi di l'Odi alle Torri si ammira quello che il buon Dio ci ha donato,
nello spirito della Laudato Si. Guarda, questo deve essere sughero non lavorato, no, non tolto, una sughero, quindi continua a riprodursi sulla corteccia. A proposito di parole sarde, decurtica è l'operazione per togliere questo strato di sughero e normalmente viene effettuata sull'albero ogni 9-11 anni. L'albero non soffre assolutamente, viene tolta la corteccia e poi lì si lascia il tempo di farla ricrescere. È stato un ottimo scherzo, il decurtica ce lo siamo inventati sul momento, Sara, è un verbo italiano. E sto provando a parlare in sardo. Sì, ma con le parole sarde sarebbe meglio. Evidentemente c'è un altro accesso, o c'era un altro sentiero, o portava qualche appezzamento particolare. Comunque un'apertura nel muretto a secco che è stata ricavata appositamente. Senti che si va verso il fiume. Andiamo. Devo sbirciare se si vedeva il fiume, che si sente. Sì, questa la so. Eccoci qua. Il mulino non è qui, ma ci stiamo avvicinando velocemente all'acqua. Lo stiamo cercando perché abbiamo paura di non riuscire a vederlo. E anche perché sarà un ruggero di mulino. Esatto. Probabilmente anche coperto la vegetazione. No? Però in qualche modo. Speriamo di trovarlo. Ecco che si intravede Arda Uli sopra e scorre l'acqua appena qui sotto. Quindi finalmente il paesaggio si è aperto e si vede questa bellissima foto. Senti che c'erano circa 10 gradi. La temperatura deve essere 14°C perché si sta benissimo. Si sta benissimo, poi al sole è fantastico. Al 2 di gennaio. Sono le 10.15, siamo in giro da 40 minuti e è cambiata completamente la temperatura e il sole. Quanti chilometri avremmo fatto? Così ci segniamo questo posto che è fantastico. Adesso abbiamo fatto praticamente un chilometro, poco più di un chilometro. Va bene, dai, ricordiamoci, il sentiero un po' impegnativo, però percorribile e il paesaggio ricambia la fatica che ci si mette. Siamo un altro bivio. Qui c'è una fonte e qui invece continuano a insegnare per il mulino, quindi siamo sulla strada giusta. Quanta acqua che c'è da queste parti comunque. Ecco qua, il cartello ci indicava questa direzione, scendiamo appunto verso il torrente e adesso la discesa si fa abbastanza impegnativa. Dopo questo masso è abbastanza in piedi, anche se asciutta, quindi si cammina abbastanza bene. Anche perché è battuta dal sole. Il sole la prende sempre per la discesa. Quindi, ma è stata fatta a gradini, guarda, ci sono i gradini scavati nella roccia. Vecchi, sì. Consumati, ma sono in piedi, ma abbastanza percorribile. Sono chiaramente gradini. Percorribile, poi i gradini sono appunto asciutti, quindi si sta veramente tranquilli. E si sente vicino il rumore dell'acqua. Dai, che bello, tra poco arriviamo, sorpresona. Bisogna trovare il mulino, bisognerà riuscire a cercare il mulino, dai. Ecco ancora un pezzetto.